Allora, questo è il primo, come ho detto prima, è il primo incontro dei webinar che Indire propone. È proposto però dalla rete Scuole che Costruiscono, una rete di Piacenza. Lo dico perché normalmente noi abbiamo ascoltatori della sola provincia nostra, in questo caso invece, essendo fatto e promosso insieme a Indire e ad Avanguardie Educative, abbiamo un pubblico un po' più vasto. Quindi, una cosa che andava detto. Quindi, una collaborazione tra Scuole che Costruiscono e Avanguardie Educative. Il tema è l'isola che non c'è, spazio-tempo didattiche per innovare. Insieme ad Elena Mosa abbiamo creato questo palinsesto, un palinsesto che arriva dalle conoscenze che abbiamo noi, di chi in questi anni ha lavorato molto agli ambienti di apprendimento e un po' anche dal fatto che, essendo entrambi nella commissione Indire e di Avanguardie Educative dello Scouting, quindi incontriamo molte scuole, abbiamo dato spazio a delle scuole storiche, in parte a delle scuole storiche, in parte a delle new entry, che noi entrambi crediamo che debba essere allargata la base di chi racconta. Quindi saranno cinque narrazioni. Noi chiediamo ai nostri relatori di essere molto precisi, diciamo attorno ai 18 minuti, visto che non dico 17 perché non è l'anno buono, di essere molto precisi, altrimenti poi l'ultima, che è Alessandra Rucci, diciamo va fuori tempo massimo. Vado avanti, io parlerò di biblioteche scolastiche con quattro foto, tre dati e due suggerimenti. Intanto parto da una biblioteca scolastica, che è un ambiente di apprendimento, un ambiente di apprendimento di cui mi occupo da molti anni. Questa è la scuola di Bobbio, è la biblioteca creata a Bobbio, è in questo momento un po' nell'occhio del ciclone, semplicemente perché, non potendo utilizzare gli oggetti e tutto quanto i bimbi portano da casa, ma soprattutto i libri, hanno anche loro una quarantena. La quarantena, diciamo che siamo così in difficoltà, insomma, in ogni caso le biblioteche restano e speriamo che pure il virus se ne vada. Qui c'era un video che però sulle piattaforme poi non si riesce mai a far funzionare, è di Ascanio Celestini, quindi sintetizzerò io, chiaramente non, nemmeno lontanamente bravo come lui, ma in pratica elencava dei numeri. Il link al video di Facebook poi lo metterò nelle chat, quindi ognuno di voi se lo potrà vedere. Quello che ci dice Ascanio sono appunto quei numeri che citavo all'inizio, ed è 6 italiani su 10 non leggono, non le, Leggono un libro, non leggono un libro, quindi solamente il 40% legge almeno un libro all'anno. Un libro all'anno è chiaramente molto poco e non sappiamo nemmeno quale libro sia. Nel 2000 si leggeva poco, poi la curva è salita fino al 2010 per poi scendere nel 2020. Nel 2020 si legge di più del 2000, appena un po' di più, o molto meno che non nel 2010. Le donne leggono abbastanza, diciamo, posso dire anche molto di più degli uomini, e quindi gli uomini leggono meno. Al nord si legge di più che al sud. Nelle isole, per esempio, si legge meno in Sicilia e di più in Sardegna. I giovani leggono più degli adulti, forse perché vanno a scuola e qualcosa capita. In molte case non ci sono libri, non ci sono libri, e questo noi dovremmo sempre tenerlo bene a memoria. Nelle case dove i libri vengono appoggiati sul tavolo, sono, diciamo, in giro e i genitori leggono, si passa da un 40% di bambini che leggono all'80-90%. Quindi dove abbiamo genitori lettori abbiamo anche dei figli lettori. E anche questo dobbiamo diciamo, tenerlo
tenerlo in conto, dove non si legge, non si legge, dove c'è povertà culturale, si continua a, diciamo, a ripetere lo stesso gioco. Solo nel 5% delle case degli italiani si hanno più di 100 libri, pensate, solamente 5 in 5 famiglie su 100 si hanno più di 100 libri. 100 libri sono due scaffali da un metro, quindi con due scaffali da un metro si entra già in un numero che è il 5%. Meno male ci sono le biblioteche. 80 libri, questa slide ci dice appunto che da uno studio australiano, nelle case dove ci sono più di 80 libri, gli apprendimenti dei sedicenni sono molto più alti che non nelle case dove i libri non esistono. L'Italia, lunghissima, però vedete che le zone rosse sono un po' sparse da tutte le parti, in 6 città su 10 non ci sono librai, non ci sono biblioteche, spesso c'è solo la cartoleria e in molti nemmeno la cartoleria. Quindi per arrivare al libro corrono dai 45 minuti ai 90 minuti in auto. Ecco, noi proprio per la conformazione del nostro Stato diciamo che una gran parte, quasi la metà dei nostri studenti non accede al libro. Quindi questo è ancora da mettere in conto ad una mission che la scuola dovrebbe avere. Quindi significa, questa è una fotografia della scuola di Marsaglia, quindi legata al comprensivo di Bobbio, dove siamo riusciti a costruire, grazie all'ambiente scolastico e ai vari credi, siamo riusciti a portare una piccola biblioteca. Quindi dalla sede centrale, per un discorso di scuola di vicinanza, dobbiamo riuscire a portare i libri anche nei piccoli plessi. Ricordiamo che le scuole sono 8.000, 43.000 sono i plessi, in molti di loro il libro non c'è. Da qui partono le disuguaglianze. Uno dei fattori di disuguaglianza più forti riguarda le aspettative di rendimento scolastico degli studenti che hanno un maggior numero di libri e chi invece ne ha un numero minore o addirittura non ne ha affatto. La presenza o l'assenza del libro genera una forte disuguaglianza. Durante la DAD ci siamo preoccupati tutti di portare i device, la banda, diciamo, in tutte le scuole e tutti i bambini. Dobbiamo ora, credo, preoccuparci di capire cosa debba esserci dentro in quei device. Io credo che i libri debbano appunto essere un momento importante. Che cosa resta allora di tutto ciò? Che avendo i libri di carta congelati o comunque diciamo sottoposti a quarantena, noi l'abbiamo risolta come rete, quindi come referente della rete Biblò, abbiamo fatto delle rilevazioni. Abbiamo visto che in 3 mesi di lockdown, marzo, aprile, maggio, abbiamo praticamente fatto gli stessi prestiti digitali e gli stessi accessi alla consultazione dei quotidiani di tutto l'anno, anzi un po' di più che non tutto il 2019. Quindi dal lockdown, e quindi anche per il futuro, speriamo che si possa arrivare nei piccoli paesi, sulle piccole isole, un po' dappertutto con il digitale. E questo diciamo è a disposizione di tutte le scuole fondamentalmente. Che cosa si può fare allora? Attivare una piattaforma, mettersi in rete, creare blog con le scuole, questo è il blog che ha creato Bobbio appunto per arrivare a tutti i bambini. Poi spesso diciamo nelle nostre scuole ci sono scuole con 8, 10, 12, 13 plessi, quindi una sede centrale più tutte le altre. Questa quindi è un'altra delle biblioteche della nostra rete, è quella di Pianello. Questa quindi è un'idea di come sfruttare quanto abbiamo imparato, appreso durante il lockdown e nella scuola che stiamo vivendo ora, quella senza libri di carta, ma anche dopo, visto che mi sembra piuttosto utile, considerando il fatto che da un paio di mesi noi possiamo accedere al digital learning con tutta la classe, quindi utilizzare lo stesso ebook per tutta la classe. Questo chiaramente ci apre
praterie di utilizzo. Io mi fermo qui, era proprio un intervento per centrare, poi gli altri parleranno, ognuno di quanto hanno fatto e stanno facendo e faranno a livello di ambienti di apprendimento. Queste sono le domande, ma poi le ripeterà Elena. Passo quindi la parola a Elena Mosa. C'è qualcuno che ha il microfono aperto, perché sento ogni tanto dei rumori molto, molto forti. Elena Mosa quindi insieme a me ha creato questo palinsesto e fa, diciamo, la seconda introduzione, poi leggerà le domande per questo webinar con le 5 scuole che abbiamo selezionato. Vi ricordo che l'ultimo webinar di Scuole che costruiscono saremo ancora in collaborazione con Indire e riguarderà la media education. Io ho finito e passo la parola a Elena. Sì, grazie Angelo. Ti chiedo anche la cortesia di interrompere la condivisione. Sì. Così posso anch'io condividere il mio schermo. Eccolo qua. Eccoci. Chiedo a Max di darmi i permessi di condividere. Perché ancora non posso accedere, nel frattempo vi saluto. Allora, dovresti essere coordinatrice, comunque ti faccio, quindi avevi... Mi manca il pallino, ecco, allora, adesso sì, perfetto. Adesso sì, grazie. Benissimo, grazie. Benissimo. Quindi di nuovo buonasera anche da parte mia, grazie Angelo per questa introduzione, io sarò breve in modo tale che si possa recuperare un po' quel qualche minuto che d'indugio iniziale. Mi permetto anch'io di ricordare che questo webinar, come è già stato detto, si inserisce in una nuova iniziativa di avanguardie educative che si chiama Formarsi e confrontarsi con le avanguardie educative. E seguiranno da questo webinar fino alla primavera una serie di ulteriori eventi che ci vedranno confrontare con temi molto attuali e trasversali, quali quello della didattica digitale integrata, della valutazione, il tema dell'outdoor e molto altro. Per cui l'invito è quello di controllare sul sito di Avanguardie Educative di Indire quando vengono calendarizzati. Non so se vedete la mia webcam, però. Sì. Io no, quindi probabilmente neanche gli altri. Non che sia fondamentale, però nel frattempo l'ho attivata, potete vederla benissimo. Allora, anch'io entro un pochino nel merito, ma veramente a suggestioni, non rubo più di 5 minuti perché vogliamo veramente dare spazio a questa tavola di lavoro molto ricca, molto densa. Ringraziamo i dirigenti scolastici che in questo momento così complicato ci danno disponibilità del loro tempo per raccontarci un po' che cosa sta succedendo. In che termini? In termini di spazio, tempo e didattiche. È chiaro, il focus, l'abbiamo detto, è sugli ambienti di apprendimento, ma come ricerca Indire, come attività di avanguardia educativa, abbiamo visto che questa coordinata, quella dell'ambiente, non opera mai in totale solitudine, ma anzi vive in forte relazione con le coordinate del tempo e delle didattiche. Perché? Perché se vogliamo cambiare il modello educativo e andare oltre la dimensione spesso predominante della lezione frontale, abbiamo bisogno di tempi più distesi per ospitare, un tipo di didattica per competenze, e abbiamo bisogno di ambienti organizzati diversamente. Ma meglio ancora che di me, lo dice lui. Questo è un estratto dal libro, dal volume di Berlinguer, Ricreazione, dove il professor Berlinguer ci spiega come la struttura stessa della scuola sia fatta per separare in chiave organizzativa le due facce della stessa medaglia, ovvero le pratiche di insegnamento da quelle dell'apprendimento, per cui è pensata la scuola nei suoi tempi, nei suoi spazi e quindi di conseguenza anche nel metodo, no? Nel metodo frontale, è pensata per avere un momento iniziale in cui prevale la dinamica dell'insegnamento al mattino, aggiungo io, seduti nei banchi in fila, questi banchi in fila allineate che fronteggiano una cattedra, e la separa da quella dello studio, che generalmente avviene a casa a fare compiti. Ora, lui stesso dice che la parte applicativa delle conoscenze, dei saperi incamerati al mattino è uno dei momenti più delicati, no? La didattica per competenze, potremmo dire. Ecco, in quel momento la scuola così pensata lascia soli i ragazzi, gli studenti,
e spesso quelli più fragili, quelli che non hanno le condizioni di avere dietro una famiglia che possa supportarli, sono comunque degli studenti a rischio. Ecco che a partire quindi da queste considerazioni, di fronte al manifesto delle avanguardie educative, sapete il movimento di innovazione promosso da INDIRE nel 2014 con 22 scuole fondatrici, molte delle quali sono qua presenti come tra i panelist o capofila, oggi abbiamo raggiunto a distanza di poco tempo 1200 scuole che si sono riconosciute in questi principi del manifesto che vedete qua a schermo. Sono 7, sono tutte di uguale importanza, ma oggi per il tema di questo webinar che ci siamo dati noi ci concentreremo sulla trasformazione nel modello trasmissivo della scuola e, come vi ho già anticipato, la ricaduta sugli ambienti di apprendimento e sul tempo di fare scuola. Solo una slide così di nuovo suggestione, dove vediamo uno studio che compara il monte ore di una classe svolta in modalità tradizionale e lo stesso monte ore di una classe invece svolta in modalità capovolta, flipped classroom, e vedete il tempo di attività laboratoriale come cambia nell'uno e nell'altro caso. Perché? Perché nel caso della classe tradizionale il tempo viene eroso in gran parte dalla presentazione dei nuovi contenuti che invece nella flipped classroom vengono anticipati. Quindi capiamo come le metodologie abbiano un ruolo importante nel cambiare questa architettura, così come la descrive Berlinguer. Le metodologie sono fondamentali, ma naturalmente per fare questo ho bisogno di tempi più distesi e ho bisogno di avere un ambiente fisico di apprendimento che mi sappia abilitare momenti diversi per lavorare, ora in attività plenaria, ora in attività individuale, ora in verifica, ora in piccolo o medio gruppo. Ecco qua, soltanto a video e concludo, vi mostro un altro dei manifesti, perché il tema degli ambienti di apprendimento è un tema molto caro a INDIRE, tanto è vero che le ha dedicato proprio una struttura di ricerca, e nel 2016, quindi ben lontano dal momento che stiamo vivendo adesso della convivenza col Covid, ha enucleato questo manifesto degli spazi educativi, l'1+4, dove vedete che l'aula continua a restare un ambiente centrale, che viene chiamato spazio di gruppo, connotato da tutta una serie di verbi d'azione che non fanno pensare quindi ad un ambiente dove si eroga e si ascolta passivamente, ma non è più sola nel delicato compito di formare competenze, formare cittadini del futuro. Quindi già un po' allora uscivamo dalla classe e vedremo con gli interventi di oggi quanto l'utilizzo anche di spazi non convenzionali, di spazi non specificamente pensati per la didattica, come ad esempio il corridoio, ce lo racconterà sicuramente Massimo, possono concorrere, possono aiutare a traghettare questo momento così difficile dove tutto punta al contenimento, e quindi dobbiamo chiederci e dobbiamo chiedere, ed è questa la domanda che io inoltre ai nostri esperti che sono qua presenti, queste 5 scuole che ci racconteranno le loro esperienze. Le domande sono, alla luce di queste 3 coordinate chiave, quindi metodologie, ambienti di apprendimento e tempi, come è possibile conciliare il rispetto dei protocolli e delle norme sanitarie per il distanziamento con i processi di innovazione? Ricordiamoci che queste scuole che sono qua presenti sono scuole che hanno avviato da un lungo tempo questo percorso di innovazione, non se lo sono inventati tra l'oggi e il domani, per cui è un percorso di lunga data che è anche nel loro interesse naturalmente continuare a sostenere. Ed inoltre, che ruolo hanno spazi e tempi e metodologie nella scuola della ripartenza? Sono 2 domandone, mi rendo conto che sia un tema piuttosto ampio, piuttosto spinoso, molte domande restano ancora aperte, naturalmente è un grande cantiere a cielo aperto, e quindi ancora una volta ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità a mettersi in gioco e raccontarci che cosa sta accadendo nelle loro scuole. Quindi, tenendo come faro queste 2 domande guida, a questo punto io passo la parola al primo relatore, lo vedete qua in schermo, chiedendo loro di restare in questi 18 minuti di tempo. Noi terremo il tempo, saremo piuttosto rigidi, perché chiaramente online è molto difficile altrimenti contenere la ricchezza di un intervento di questo tipo. Quindi il primo relatore a prendere parola è il dirigente scolastico Massimo Belardinelli del Circolo Didattico di San Filippo, a Città di Castello, in provincia di Perugia, e lui ci parla del fatto che lo spazio insegna, certo che insegna, e lo diceva anche Malaguzzi, che crea comunità, per cui interrompo la mia condivisione, passo la parola a Massimo.
Eccoci qua. Buongiorno a tutti. È sempre un gran piacere, anche se mediati da uno schermo, potersi confrontare. E poi se la tecnologia funziona anche meglio, no? E quindi vi chiedo, si vede qualcosa di quello che presento? Sì. Sì, sì, vediamo sì. La tua... Sì, sì. Non ti vediamo in schermo, però. La webcam non è attiva, forse. Adesso vediamo se riesco a riattivare anche quella. E diciamo che la tecnologia è una bella cosa, però non si riesce a vedere gli occhi delle persone nell'auditorium, e questo ci crea qualche problemino in più quando lavoriamo così in remoto. Allora, giustamente si diceva prima che diceva Elena una ripartenza in salita, Elena diceva una ripartenza col botto, e bello, col botto mi piace di più, però anche un po' in salita, nel senso che il vento che tira in questo periodo non è che ci aiuta molto a chi si muoveva un po' per innovare, per trovare soluzioni nuove, per lavorare meno sul piano trasmissivo e un po' più sull'apprendimento piuttosto che sull'insegnamento. Io qui ho rimesso un paio di foto, una è quella che c'era su Repubblica, qui ce la presenta Beate Weiland, e qui quella scena che descriveva prima Elena è assolutamente evidente. Io so insegno, sto alla lavagna, voi siete tutti belli schierati davanti, e qui con la satira racconta sempre le cose con poche parole molto bene. Qui quando si parlava qualche mese fa dei plexiglass che divide gli alunni, dice che poi non è tanto la barriera di plexiglass a inquietarmi, ma l'imbuto gigante, perché l'idea che se mette tutti i bambini schierati o i ragazzi, gli si mette in testa l'imbuto e incominciamo a trasferire conoscenze dentro quelle testoline, è un po' l'idea di base della scuola dell'insegnamento. Quindi se parlava di riportare a scuola tutti, però l'idea era legati al banco e attività frontali, era questa l'idea. Allora noi in questi anni abbiamo lavorato tantissimo con Indire, e l'idea di quel circolo virtuoso tra pedagogia, benessere e spazio, perché star bene a scuola vuol dire imparare meglio, ci andava un po' in crisi e ci metteva un po' qualche grattacapo, perché sentivamo la spinta a vendere l'anima al Covid, cioè la nostra anima pedagogica, la voglia di scommettere sui soggetti in apprendimento, sui ragazzi come protagonisti del processo, andava un po' in crisi vedendo i banchini schierati, io so insegno con l'imbuto, ti metto la roba in testa e vediamo. Non solo, avendo lavorato tantissimo per star bene a scuola, quindi sul microclima, su una serie di aspetti che danno il benessere quando sei lì, già ci preoccupava la scuola sanatorio, ma qui se va il 41 bis, nel senso che gli scenari che si prospettavano erano scenari da carcere duro, diciamo così. Allora, immaginiamo di fare un film e andiamo all'antefatto. Si diceva 2014 avanguardie educative, noi nel 2015 partiamo da qualche esperienza che abbiamo fatto per vedere poi come ci siamo regolati in questa trasformazione. Nel 2015, eccoci qua, diciamo che noi siamo un circolo didattico, 6 scuole dell'infanzia, 6 scuole primarie, 2 scuole di montagna, quindi in territorio anche abbastanza complicato, e però gente abituata a tirare sulle maniche e a fare gli artigiani del cambiamento. Stare fermi non è che ci garba tanto, quindi sempre alla ricerca di dare il meglio ai nostri ragazzi e di qualche soluzione. Nel 2015 ci capita un'occasione spettacolare, arrivano 450.000 euro dalla Regione Umbria per fare il miglioramento antisismico di una nostra scuola, della scuola di San Pio, e il comune ci mette 400.000 euro e ci ridavano la scuola come prima, tale quale, una bella scuola monastero con corridoio, tutte le celle che sono le aule, perché è tutto pensato così, cioè uno che fa progettazione in modo tradizionale rispetto a una scuola c'ha 2 tipologie, basta, il corridoio e le aule, i bagni, dai, 3 tipologie. Noi non ci si accontentava più di questo, perché eravamo stati alla BCD di Genova, avevamo visto quel bel manifesto di prima degli 1 più 4 spazi di Indire,
ma avevamo visto le presentazioni concrete di quello che poteva essere uno spazio oggi per fare scuola, per fare apprendimento, e quindi andammo dal sindaco, ci si organizzò di varietà tutto bene, anche con i genitori, che è una cosa fondamentale. Andò dal sindaco e diciamo gli presentiamo un'altra via di scuola. L'amministrazione trovò altri 185.000 euro, perché non costa il doppio fare una scuola diversa, costa 0,5% in più, perché riuscimmo a fargli vedere il sogno, a parlare del modo diverso, e di lì a un annetto cambiamo tante cose. Per esempio sparirono i corridoi, nella nostra scuola si diceva prima dei corridoi, dice preside, è inutile che chiacchiera, tanto non c'è posto, le nostre scuole sono piccole. Dico, ma come sono piccole? Misuro vuoto per pieno, 1200 metri quadri, 200 alunni, 6 metri quadrati all'alunno, è il paradiso. Dicesse, ma ci sono le scale, ci sono i corridoi, ci sono gli altri. Dico, no, nelle nostre scuole non ci sono i corridoi, non ci sono gli altri. Le nostre scuole sfruttano tutti gli spazi che abbiamo a disposizione. E così abbiamo fatto, nel senso che con lo staff abbiamo immaginato delle trasformazioni di questi spazi partendo dall'1+4 spazi di Imbire, e quindi l'Agorà sono diventate le nostre piazze, che sono un luogo prezioso di cittadinanza, di studio individuale, anche per gli spazi informali, e poi l'altra grande rivoluzione gli atelier, e quindi il fatto che l'imparare con le mani, l'imparare facendo, diventa centrale in questi processi. E la particolarità degli atelier, che sono senza pareti e senza porte. Cioè, normalmente in un laboratorio c'è il cartello vietato toccare. Qui c'è scritto vietato non provare. Cioè si deve toccare tutto e provare tutto per vedere quello che succede. Gli spazi informali, un'altra novità fondamentale. Non ci abbiamo i soldi per mettere il parquet, ma ci abbiamo i soldi per mettere la gomma naturale, che è caldissima, è molto piacevole, ci si può togliere le scarpe. Questi ragazzi l'hanno chiamati prati perché c'è questo colore verde, e ci si mettevano come sul prato, e tutto diventava molto più piacevole. Le aule che diventano aule aumentate dalla tecnologia, al centro, lo vedete nelle nostre classi di una volta, nelle nostre aule non ci sono più la cattedra e i banchi, ma ci sono i tavoli cooperativi e un punto centrale interattivo che è una parete con cui si va nel mondo e ci si prende cose dal mondo, si mettono cose per il mondo, si lavora con i ragazzi dall'altra parte del mondo senza problemi. Questa è stata la prima esperienza, ma non ci siamo fermati qua, nel senso che siamo passati poi a San Filippo, grande sfida, palazzo vincolato dalle belle arti e dalla sovrintendenza attivistica, perché è un palazzo che il primo pezzo del 1000, poi il grosso del 1400, un altro pezzo del 1700, quindi si può toccare praticamente niente. Eppure anche qui nel 2018, con la stessa filosofia, riusciamo a fare delle trasformazioni importanti con la stessa filosofia, con la centralità sul bambino, tre assi pedagogici che guidano tutto il processo, perché è da lì che bisogna partire, dalla visione pedagogica bisogna partire nel ragionare sugli spazi, e scopriamo che lo spazio si nasconde nei luoghi più impensati e che si possono trovare soluzioni possibili per scuole normali. E decliniamo anche l'outdoor. L'outdoor a San Filippo è particolarmente interessante perché siamo nel centro storico, tutto pietra, tutto sassi, ci dicevano sarà impossibile avere il verde. Vedete, questi begli orti verticali sono la nostra soddisfazione. Tra un po' prendiamo la partita IVA e andiamo a vendere in piazza, perché ci si fa gli ortaggi più incredibili. Abbiamo il primo mandorlo che fiorisce nella città, un melograno spettacolare, perché il problema è la visione, non è... difficilmente troviamo delle cose impossibili, si tratta di procedere e di cercare una strada che ci porti da qualche parte. L'anno dopo, 2019, una scuola di montagna, anzi due scuole di montagna, siamo a Monte Santa Maria Tiberina, un paesino, due pluriclassi e un sistema integrato per l'infanzia, fra l'altro da quest'anno abbiamo anche il nido, quindi ci dà anche soddisfazione sul piano organizzativo, perché lavorare sugli spazi vuol dire poi lavorare sul tempo, lavorare sull'organizzazione, sulla didattica, sulle metodologie, perché appunto lo spazio insegna, ma crea anche comunità di pratica. Cioè
porti al sistema l'innovazione perché cresci come gruppo, non cresci come singolo. Cioè la dimensione del singolo insegnante quindi vive proprio perché riesce a trovare un posto dove attaccarsi, perché non c'è la cattedra, non c'è le porte. Tutto è articolato per spazio, o vivi come equipe educativa o la tua vita è veramente complicata. E poi andiamo avanti e andiamo a vedere diciamo alcuni aspetti con qualche difficoltà tecnica, devo dire, perché non vedo più la visualizzazione, ma diciamo nel tempo abbiamo messo a punto un po' quelli che erano i percorsi metodologici per fare questo tipo di sviluppo e il primo di questi aspetti che abbiamo scoperto e che anche in questo periodo ridecliniamo è quello del rapporto con le famiglie. Abbiamo visto che, ma lo vediamo in questo periodo, per esempio uno dei problemi quando le famiglie ci chiedono, facciamo tanti incontri con le famiglie, perché loro si aspettano bomba questi banchi frontali. E quando scoprono che noi non abbiamo i banchi frontali ci chiedono ma voi siete in sicurezza senza questi banchi frontali? E quindi bisogna fare storytelling e raccontare alle famiglie quelli che sono i percorsi. Su questa cosa non abbiamo problemi particolari perché già eravamo lì, cioè anche nel raccontare il cambiamento di scuola che abbiamo fatto nel tempo, siamo partiti e abbiamo parlato sempre con i genitori perché l'idea di scuola che hanno le famiglie è quella di quando c'hanno Purtroppo ti abbiamo perso, puoi capire se è un problema di connessione oppure se ti si è staccato magari il microfono per sbaglio? Massimo, abbiamo un problema, non ti sentiamo più. Allora, io adesso purtroppo... sì. Adesso ci sentiamo. Mentre l'audio, il video mi immagino che sia abbastanza problematico. Infatti, tipo il video te l'avevo chiesto prima. Purtroppo, tipo il video te l'avevo chiesto prima se avevi video perché abbiamo un problema con i video, nel senso che è difficile. No, non intendo la cosa che voi la vedete. Sì, certo, sì, la vediamo. Vediamo più che altro, ecco, il problema che vediamo in piccolo la slide con le immagini, però quella che vediamo in grande non ha le immagini, quindi non so quale sia il problema. Come se fosse l'immagine, se fosse rotto il link, non so come spiegarti. Quindi se vogliamo passare alla slide successiva per capire se il problema persiste. Vai comunque raccontando le immagini che è a sinistra, Massimo. Esatto, infatti. Puoi andare avanti in sola voce, però non ti sentiamo più. C'è questi problemi di solito sentiamo, l'audio funziona, quindi l'audio funziona. L'audio lo sentite, sì, allora va bene, adesso vado avanti raccontando un po'. Sì, hai la posizione. Vi volevo far vedere, adesso lascio perdere la parte di storia che abbiamo vissuto in cui abbiamo messo a punto anche delle metodologie su come procedere. Per esempio costruire uno staff per fare una trasformazione del sistema è un punto fondamentale. Adesso si vede. Adesso si vedono, Massimo. Si vedono. Sì. Perfetto. Fai pure. E un altro aspetto che abbiamo messo a punto nel tempo è l'agire in ottica sistemica, cioè il fatto che si debbano fare dei puzzle. L'importante, no, non puoi aspettare di avere tutte le risorse, tutte le opportunità insieme perché non ti capiteranno mai. Se però tu hai, come in un puzzle, l'idea di dove vuoi andare, cioè hai una visione di come collegio rispetto a quella che è la tua strategia, riesci poi, quando ti capitano l'occasione, a non perderle e andare avanti, diciamo, da questo punto di vista.
Diciamo che questo consente anche molto di lavorare sul modello organizzativo e quindi di avere l'opportunità innovare i tempi, innovare la didattica. Questa è stata la nostra esperienza, cioè in qualche modo ti cambia il terreno sotto i piedi il fatto che tu cambi gli spazi, interviene sulle dinamiche fra docenti, interviene fra le dinamiche sui ragazzi, ti spinge all'innovazione, ti fa muovere, ti dà nuova visione, ti fa vedere il mondo da altre prospettive e quindi così riesci ad andare a fare innovazione. Nel tempo abbiamo avuto un comitato scientifico, perché artigiani sì, ma poi bisogna confrontarsi sempre con la ricerca per avere opportunità. E adesso che si fa? Si torna al punto di partenza? Questa è la domanda che ci siamo fatti. E adesso mi servivano le foto, perché volevamo farvi vedere come non siamo tornati al punto di partenza, cioè volevamo farvi vedere che non abbiamo venduto l'anima al Covid e abbiamo, adesso provo intanto che chiacchieriamo a ripartire, abbiamo mantenuto la nostra filosofia, per cui per esempio il metro si può fare anche coi tavoli cooperativi, non è detto che si debba fare soltanto coi banchi singoli, per cui se ci riesco vorrei farvi vedere qualche foto, perché parlano molto più le foto di me, molto meglio le foto di me, e per cui i tavoli cooperativi li abbiamo mantenuti, eccoci qua, spero che vediate qualcosa, mi confermate? Penso di sì. Si vedono. Ecco qua. Allora, tengo piccolo che dovrebbe andare meglio, vedete, non abbiamo messo i banchi singoli, è stata dura, però ce l'abbiamo fatta. E abbiamo distanziato, cambiato delle cose, c'è il metro, ci siamo inventati questi contenitori a 3,50 euro l'uno, questi ferma posto, cioè che io qui non posso andare a meno di un metro semplicemente perché mi ci va la seggiola, e abbiamo visto che si può fare anche coi banchi vecchi, mettendole uno per testa e uno per piano come faceva il mio babbo muratore, riusciamo a stare su 120 di distanza. Abbiamo declinato un altro aspetto, noi avevamo anticipato il Covid rispetto all'uso dei corridoi, di tutti gli spazi, quindi per noi è stato molto facile adesso andare a prenderci gli spazi fuori e a prendere tutto quel che c'era, anche fuori nell'orto verticale e così via. E come vedete quello che era l'atelier diventa un'ottima aula distanziata e riusciamo a mantenere i nostri colori, i nostri ritmi, le nostre distanze, perché eravamo già pronti, cioè il percorso sull'innovazione che avevamo fatto ci ha aiutato piuttosto che renderci più difficili le cose. Certo, la domanda è: uccidiamo l'apprendimento cooperativo? E la risposta è no, rilanciamo con Piazza Eden, cioè buttiamo giù un po' di fondelli, tanto ci siamo con i fondi Covid e facciamo un'altra piazza. Poi altre opportunità che vengono e con due elementi, la crisi vuol dire crescita, quindi la partenza è col botto, la partenza è in salita, ma non per questo ci arrendiamo, troviamo nuove soluzioni, anche se fatica. E poi la vita è troppo corta per compiangersi e quindi bisognerà, al mondo c'è chi vede i problemi e chi vede le soluzioni, noi vogliamo vedere le soluzioni. E quindi molte grazie per l'opportunità del confronto, mi dispiace per i problemi tecnici, ma abbiamo rimediato in estremis. Bravissimo, sei stato nel tempo perfettamente nonostante problemi tecnici, grande Massimo. Grazie bravo. Massimo, grazie. Grazie a voi. Niente. Riprendo la parola io, sarò brevissimo e presento il secondo intervento, è Daniele Barca, il CTA di Modena, una vita insieme, giusto? Più o meno. Una scuola che conosco molto bene e quindi quando abbiamo fatto questo palinsesto abbiamo pensato all'ICTA di Modena e al suo dirigente. Daniele, parti pure, grazie di esserci, grazie di raccontarci la tua storia. Provo a lanciare la telecamera, eccomi qua, bentrovati. Ciao. Ringrazio tutti gli amici qui presenti perché... Tra parentesi, Bernardinelli ha citato il 2012, l'anno in cui ho iniziato a fare il preside, quando siamo andati al TED a Genova e credo ci siamo illuminati con le stesse visioni, insomma.
Quindi credo che sia stato un punto di partenza, e quindi ringrazio anche Indire dell'ospitata di stasera. Non ho slide da farvi vedere, volevo solo fare qualche piccolo ragionamento su quello che siamo riusciti a fare come comprensivo rispetto al tema Covid. E poi anche una barra due riflessioni su quello che sta succedendo culturalmente, perché secondo me giustamente Massimo è sempre uno positivo, è sul pezzo e preferisce cambiare invece che lagnare. Io non mi lagno mai, però effettivamente qualche riflessione su quello che sta accadendo va fatta. Allora, parto da quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo lavorato per conservare lo status quo quanto più possibile, quindi abbiamo fatto tutte le nostre belle rilevazioni, le misurazioni, le rime buccali, abbiamo conservato i banchi a isola mettendoli per lato e per corto e per lungo, quindi di fatto abbiamo ricreato questo, abbiamo messo dentro, come fa la Beate Weiland, qualche pianta per segnare i percorsi, no? Invece con quelle odiose strisce che poi da terra non si staccano mai, abbiamo messo le piante a indicare proprio le strade, no? Nella scuola primaria, quindi anche i percorsi di ingresso li abbiamo segnati così. Sulle scuole medie, sulla secondaria di primo grado Mattarella, godiamo del fatto che la scuola è piuttosto grande, ha corridoi larghi, aule piuttosto grandi, quindi diciamo che non abbiamo avuto grandi difficoltà per fare un distanziamento ottimale. Ho colto l'occasione nelle primarie, e qui qualcuno mi criticherà sicuramente, torcerà il naso, per buttare tanta monnezza. Avevamo gli armadi metallici che mi raccontano in tempi epici fossero richiestissimi. Avete presente gli armadi metallici, quelli degli uffici, quelli rossi o quelli grigi, richiestissimi per tenere dentro la roba? Ahimè, il Covid, che dobbiamo fare? Dobbiamo svuotare, l'RSPP non vuole, signori mi dispiace, insomma dentro c'era della monnezza, dei memory in cui mancavano i pezzi, secondo me dal 54, carta su carta, c'è qualcuno che ride, c'è carta su carta, è una roba veramente, veramente incredibile. Abbiamo colto, ecco, questo è stato secondo me un passaggio importante, nel senso che soprattutto nella primaria grande abbiamo buttato tutto, proprio buttato, abbiamo ridipinto le aule, abbiamo rinfrescate, i banchi abbiamo riutilizzato quelli che avevamo, abbiamo provato a ridare un po' di ordine. Quindi di fatto anche per noi il Covid non è stata una passeggiata. Quello che però mi ha stimolato di più anche come scuola è stato che sono usciti tutta una serie di problemi. Primo, i libri. Non avevamo mai affrontato il tema dei libri a scuola, però i libri alle scuole elementari, ci sono tante scuole, tanti insegnanti che fanno la scelta, no, di lavorare le scuole senza zaino, per dirne una, lavorare senza libri, però per la prima volta ci si è accorti che forse i libri sono un problema, perché se chiudiamo domani come fanno i bimbi senza libri a casa? E dove li mettiamo tutti questi libri se dobbiamo svuotare gli armadi e fare più spazio per i banchi? E gli zaini, abbiamo creato un bellissimo sistema, ho comprato dei cassoni dove ficcare dentro gli zaini, idea quasi geniale, salvo per un fatto, la moda dei super trolley con le ruote così. A che serve il trolley? Il trolley serve a portarci molti libri. E perché sto raccontando questo? Perché hai voglia noi a ridipingere, buttare i mobili, gli armadi, a rifare, a fare le isole, eccetera, eccetera, ma la capa non c'è ancora, non c'è. Hai voglia noi a cercare una collegialità, la possibilità di condividere anche principi molto semplici. Io vedo i manuali, poi io vengo proprio da, chi mi conosce lo sa, vengo da tutto un lavoro fatto sulle adozioni dei libri, perché mi sono occupato anche teoricamente di questi argomenti. Insomma, in prima elementare non si può andare con una cartella che ha quattro pezzi di libri pesantissimi, in prima media non si possono avere, qui per esempio con la scusa del Covid, la dico male, con la scusa del Covid non portiamo i libri alle medie, ce li abbiamo qualcuno l'abbiamo tolto da tempo,
qualcun altro ce l'abbiamo, abbiamo adottato un Chromebook al posto dei libri che non adottiamo, e gli altri li teniamo a casa. Ovvio che qui diventa tutto difficile, perché devi scaricarti i file digitali e l'industria non è ancora pronta a tutto questo, devi essere un po' abile e sgaggio con l'utilizzo della tecnologia, devi essere capace di spiegare utilizzando dei contenuti e rimandare i contenuti che sono sul libro a casa. Ecco, perché tiro come primo argomento fuori questo tema dei libri? I libri sono stati un problema durante il Covid, ma anche è stata la soluzione a tante cose. Quando facevamo didattica integrata, molti non avevano i libri, perché in alcuni casi erano rimasti a scuola. Si sono inventati di tutto, ma perché ora no? Perché ora dobbiamo tornare ad avere quintalate di carta? Perché ora dobbiamo porci il dubbio? Non posso far venire il bimbo con una struttura leggera, no? Uno shopper, una borsa. Per chi mi conosce, siamo famosi anche per le borse con il logo della scuola. E invece lo devo far venire col super trolley carro armato, che non mi entra manco nei cazzoni per tenere questi benedetti trolley. Ecco, il Covid ci aveva dato una soluzione. Appena girato l'angolo del Covid quotidiano, ci ritroviamo questi problemi. E allora credo che davvero, ancora una volta, il tema dell'innovazione non sia al netto, e io questa è una cosa che predico da una vita, Angelo lo sa, non sia avere i soldi, trovare i soldi, comprare i mobili, comprare le tecnologie, PC, avere internet. È vero, ci sono delle condizioni abilitanti, no? Avere internet a scuola è una condizione abilitante, indubbio. Ma se io poi ho internet e non so che cavolo farci fare, se io ho internet e la password ce l'ha il DSGA, oppure il referente di sede, se io ho internet e non raggiunge tutte le classi, oppure se io ho internet banda ultralarga con un access point che non mi arriva nelle classi, che ci faccio? Allora, sinceramente, questa storia del Covid, che ci stanca tutti quanti, perché obiettivamente facciamo tanti lavori per poter fare una scuola bella ancora, ci porta dentro tutta questa serie di considerazioni. Giustamente dice il mio collega Berardinelli, continuiamo a fare didattica cooperativa, assolutamente, ma secondo me, io durante il Covid ho scoperto che molti dei miei genitori sta didattica cooperativa non la vogliono, alle elementari non la vogliono, non al liceo o alle medie, non la vogliono alle elementari, perché quando siamo andati a dire noi non facciamo lezioni frontali, perché questo abbiamo detto in maniera anche molto forte, noi non facciamo lezioni frontali, li abbiamo chiamati meet relazionali, no? Ci vediamo, incontriamo, salutiamo, diamo un compito, il bimbo dopo una settimana me lo riporta. Quando abbiamo detto non facciamo la dad sitter, non siamo badanti digitali, non siamo questa roba, apriti cielo, ho ricevuto mail su mail, e lì ho capito una cosa. Che voglia io sto in questa scuola, questo è il mio quinto anno, a metterci risorse, a cambiare gli ambienti, a mettere gli arredi nuovi, a fare le biblioteche più belle d'Italia dopo quelle di Bardini, se no poi si arrabbia se non dico questa cosa. Hai voglia io a fare tutto sto lavoro? Ma qui la capa è da un'altra parte. E qui chiudo, così risparmio tempo anche per i colleghi che diranno cose più sagge di me e magari anche più stimolanti, le sedie. Le famose sedie con le rotelle. Perdonatemi, ma io, a parte che giustamente noi di questa famiglia innovativa, queste sedie le conosciamo da una vita, no? Da quando le hanno inventate probabilmente. Il dibattito intorno alla sedia, guardate che non è un dibattito di lana caprina. Lo studente che scrive sul giornale dice che lui con quel banchetto non può scrivere, non può studiare, non può imparare, vuol dire che il sistema l'ha già traviato. Se lo studente che dovrebbe dire che bello, ho uno strumento di mobilità, ho uno strumento diverso per lavorare, eccetera, 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 se già lo studente sta dicendo no, io ho bisogno del banco, ragazzi, fermo, dritto, devo scrivere, devo leggere, ho bisogno di mettere sul banco 8 libri. Anch'io da studente, anche all'università, avevo 8 libri contemporaneamente, ma è un'altra roba quella, non è la dinamica didattica.
8 libri, la penna, il quaderno, e se cade la penna, se cade la penna, va disinfettata, gel a profusione. Perché sto parlando di questa storia della sedia? Perché la sedia è indicativa, e aggiungo, Angelo lo sa perché abbiamo condiviso queste scelte, a me quelle sedie non piacciono, ma se non si arriva a capire culturalmente che quello è uno strumento per lavorare in un modo e che non esiste solo il banco, ok? Io potrei criticare il banco normale che c'ha il sottino, cioè dove si mettono sotto le cose. Ai bidelli quelle non piacciono. Perché non piacciono i sottini dei banchi? Non piacciono semplicemente perché là c'è il resto di banana, il resto dello yogurt, il resto dei cracker. È anche quello potrebbe essere una scelta criticabile. Però il dibattito che è nato intorno a questo ci fa dire, secondo me, che ancora non siamo pronti a questa idea di scuola diversa, che ci viene richiesta un'altra scuola, che è la scuola dei banchi a scacchiera, che in qualche maniera nei modelli anche proposti, giustamente per mantenere i distanziamenti, ci è stata riproposta. Allora, chiudo dicendo una cosa molto semplice. Io sono per il sogno, sono un entusiasta, sono un positivo, però attenzione, su questo Covid sicuramente ha svelato che cos'era la scuola. La scuola che voleva lavorare in un modo differente ha mostrato come poteva essere. E cosa è successo? È successo, a mio parere, che la società si è accorta che invece il modello che si vuole di scuola è tutt'altro. Si chiede alla scuola quella severità, quell'ordine, quelle regole che noi come genitori, nonni, padri, quello che volete, non riusciamo a imporre. Quindi continuiamo a lavorare sugli spazi, sempre grande entusiasmo, però sinceramente se dobbiamo sfruttare il Covid, io lo sfrutterei per far passare un'idea diversa di scuola. Vi ho fatto due esempi molto forti, il libro e la sedia. Se noi già su questi elementi riusciamo a costruire una narrativa, una didattica diversa, allora forse avremo già raggiunto un po' i nostri risultati anche come avanguardie educative. Ringrazio per l'invito, non vorrei essere stato un po' fuori tema, ma ho voluto riportare un po' la mia esperienza in questo periodo. No, Daniele, benissimo, efficacissimo, brillante, appassionato come sempre, quindi anche a te grazie. Ciao. E questo recupero ci consente anche di avere un tesoretto di minuti che giocheremo bene alla fine, magari se avrete la pazienza di fermarmi fino in fondo per qualche domanda dal pubblico che i colleghi stanno raccogliendo. Non indugio oltre, passo la parola al nostro terzo relatore, anzi relatrice, la dirigente scolastica Bruna Codogno. Adesso andiamo a Belluno, siamo all'Istituto Comprensivo Tina Merlin. E Bruna, che ho conosciuto tempo fa, stava avviando un processo di ripensamento dell'ambiente di apprendimenti, l'ho chiamata in questi giorni e l'ho detto: è fermato tutto? E fa: ma chi ha fermato tutto? Noi siamo partiti alla grande, ecco, che quindi ci racconta la scuola oltre l'aula. Prego Bruna. Sì, spero che si vedano le slide. Sì. Vede tutto? Perfetto. Sì. Allora io provo a farvi vedere un paio di esempi, uno di una scuola primaria e uno di una scuola secondaria di primo grado, una scuola media, in cui abbiamo cercato di fare di necessità virtù e di trasformare i limiti del Covid in qualcosa di più bello di quello che ci si potrebbe aspettare. Allora, la prima è una scuola primaria. Avevamo il problema di avere classi numerose in aule piccole e di avere grandi spazi, come diceva prima Massimo Bellardinelli, atri giganteschi e corridoi inutilizzati. Abbiamo cercato quindi di trasformare i non luoghi in qualcosa che fosse vivibile e piacevole per i bambini, aggiungendo degli arredi, qui li vedete un po' meglio, e popolandoli di bambini. Lavorando anche sull'organizzazione della scuola, nel senso che le classi numerose, le maestre hanno organizzato un calendario particolare e fanno in modo che a gruppi i bambini escano e utilizzino questo spazio seguito da un insegnante per
fare il lavoro diverso da quello che sta facendo la classe, per lavorare per gruppi. Noi lavoriamo tanto sulla differenziazione, cioè su non dare a tutta la classe la stessa offerta, ma essendo una scuola senza zaino, di lavorare per gruppi di livello, per gruppi di interesse, anche per gruppi che lavorano con tempi diversi, nel senso che ci sono bambini che finiscono in fretta e quindi poi avanzano un sacco di tempo in cui si annoiano tranquillamente, e invece in questo modo possono essere occupati degli spazi diversi per fare cose diverse. Questo è il nostro atrio trasformato. Devo dire che qui siamo stati molto fortunati, perché è una riqualificazione che è stata finanziata dal progetto Fare Scuola della Fondazione Reggio Children e di NL. E Reggio Children se ne intende di ambienti di apprendimento, quindi non è un intervento che non costi nulla, ma non abbiamo sostenuto noi le spese. Un altro esempio, è questa aula, che era un'aula molto piccola in cui ci potevano stare 10-12 bambini, ma di questi tempi noi non abbiamo classi di queste dimensioni, ed è stata trasformata, in attesa di trasformarla in un'aula di vera e propria, in uno spazio in cui si possa fare un lavoro individuale. Questo è un bambino povero, sfortunato o fortunato, non so, noi abbiamo già una classe in quarantena. La seconda settimana di scuola avevamo già delle difficoltà in questo senso. Questo è l'unico bambino che non era in quarantena, perché era assente il giorno che c'è stato il contatto, diciamo, tra i suoi compagni, quindi lui ha continuato a venire a scuola ma non poteva frequentare nelle classi degli altri bambini, e quest'aula è diventata il suo spazio, insomma, con un insegnante che lo seguiva. I pannelli che vedete sono pannelli fonoassorbenti, che diventeranno poi, quando l'aula sarà completata con le attrezzature, un elemento importante dell'aula di musica. Questo è uno spazio, sempre dell'atrio, vicino alla bidelleria, una nicchia che era inutilizzata, non ci si poteva fare nulla, e che è stata trasformata in una piccola biblioteca. Anche qui gruppi di bambini accedono per leggere, per completare un compito, per lavorare anche individualmente a volte. E per concludere con la scuola primaria e poi passare al progetto della scuola media, che è un progetto diverso e su cui magari mi spenderò un po' di più, questo atrio della scuola, l'ingresso della scuola, è caratterizzato da dei vasi che ora sono occupati da fiori, ma diventare un orto tra un po' di tempo. Uno spazio che richiede poi una organizzazione anche all'interno delle classi, perché a turno le classi devono prendersi cura delle piante, e essendo una scuola senza zaino, per noi sono importantissimi i ruoli, gli incarichi, le IPU, vengono chiamate istruzioni per l'uso. E quindi ogni giorno c'è una classe che si deve occupare delle piante, non solo per annaffiarle, ma anche per togliere le foglie che si sono seccate. Insomma, è un lavoro di squadra che aiuta a rendere accogliente la scuola. Il secondo esempio invece è di una scuola secondaria di primo grado. Questa è una foto un po' sgranata, e questo progetto è stato presentato, c'eri anche tu Elena, a novembre dell'anno scorso in un convegno che il Comune aveva organizzato sulla trasformazione degli ambienti di apprendimento. Questo è un atrio, è l'atrio della nostra scuola. No? La nostra scuola media è una scuola vecchiotta, risale agli anni 50, la costruzione, e è caratterizzata, come tante altre scuole che ho visto, da grandi spazi, corridoi e una fila di aule lungo il corridoio. Ci siamo appoggiati, e poi vi dirò anche il metodo che abbiamo utilizzato. Gli spazi tipo l'atrio sono diventati uno spazio per studiare, ripassare e anche lavorare in gruppo, dopo vedrete come. E ci siamo organizzati in modo che le classi, alla media sono ancora più numerose perché arriviamo a 25-26 alunni, anche 27, lavorino con tempi differenziati. Spesso ci sono le compresenze, e adesso con l'organico Covid ci organizzeremo ancora di più in questo senso. L'insegnante che è in compresenza, perché magari questo è l'insegnante di sostegno, per esempio, oppure l'insegnante dell'organico Covid, oppure delle compresenze che ricaviamo dal tempo prolungato, quasi sempre prende una parte della classe e organizza un lavoro al di fuori dell'aula. Quindi una parte della classe rimane in aula e naturalmente ci deve essere un grande accordo tra gli insegnanti, che perché i due gruppi devono avere un'offerta formativa equivalente, non la stessa ma equivalente. Per esempio qui questi, quando sono passata l'altro giorno, stavano studiando, ripassando delle cose,
e poi avrebbero dovuto ripetere, cioè illustrare quello che hanno imparato ai loro compagni che erano rimasti in classe, e a loro volta i loro compagni avrebbero dovuto così fare il punto della situazione su quello che loro avevano imparato. Alcuni dovevano farlo tramite il computer, qualcuno invece usando dei classici libri. Questo è un corridoio stretto, brutto, era stretto, brutto e angusto, e adesso si è trasformato in questo processo di riqualificazione in un luogo, in una gradinata studio in pratica. E qui i ragazzi lavorano in gruppi per poter, e fanno a gara, a dire la verità, per accedere a questo tipo, stanno meglio qui che non nell'aula. Qui anche col tablet possono lavorare agevolmente. Questo progetto di riqualificazione è una cosa molto importante a cui tengo moltissimo, e che si è trasformato in un'impresa di comunità, perché alla scuola è costato pochissimo, sui 15.000 euro, quindi l'acquisto della gradinata e di qualche altro arredo che vedrete dopo, ma il grande lavoro, che è stato quello di tinteggiatura delle pareti, è stato fatto dai genitori, dal comitato genitori. Hanno lavorato tutta l'estate, tutti i venerdì pomeriggio e i sabati, per ridipingere le aule, non le aule, ma insomma gli spazi comuni, gli atri, i corridoi di tre piani di scuola. Un architetto che era anche genitore, che è genitore di uno dei nostri alunni, ha messo a disposizione le sue competenze, perché ci vuole un disegno sotto per fare questo tipo di lavoro, non è così immediato. Praticamente in cambio di pubblicità, noi l'abbiamo pubblicizzato, dato sui social, sul sito della nostra scuola, con articoli sul giornale, poi la mia scuola è a Belluno, è una città piccola, quindi questo ha avuto una grande risonanza mediatica. Ecco, qui vedete i ragazzi che utilizzano l'ambiente che avete visto, un lungo tavolone come quello che ho visto anche da Massimo Bellardinelli prima, con delle stampe colorate, questo è un piano dedicato all'estate, ogni piano è dedicato a una stagione, e delle sedute particolari che questo architetto ha trovato per noi. Ecco, questo è il piano, c'è un divano che viene utilizzato, una mascherina abbassata anche, un divano che viene utilizzato come area relax, ma anche, come avete visto prima, per ripassare, per lavorare in piccoli gruppi e così via. Qui c'è un insegnante che stava facendo un lavoro di musica, qualcuno lo stava facendo su uno spartito normale, qualcuno lo faceva al computer. Ma ecco qui c'è un'altra immagine di quello spazio con dei tappeti per terra che rendono davvero diverso l'atrio rispetto a come era prima. Quello che è stato proprio bello di questa esperienza è il fatto di aver coinvolto i genitori, che hanno lavorato tutta la manodopera, l'hanno messa loro in pratica, hanno colorato le pareti secondo il progetto che era stato fatto, davvero lavorando tutta l'estate, e anche i ragazzi dell'Expert Media, quelli che sono usciti l'anno scorso, hanno dato il loro contributo scartavetrando le porte, riverniciandole, e erano presenti praticamente tutti i fine settimana. Quindi dopo il periodo del Covid, in cui hanno dovuto rimanere chiusi in casa, hanno trovato questa opportunità di stare insieme lavorandoli. Vedete, quelle sono porte che loro hanno ridipinto, poi il progetto si chiama La scuola nel bosco, perché come vedete dallo sfondo Belluno è in mezzo al bosco, non poteva essere una scuola diversa. Le mamme, tantissime mamme che hanno lavorato per ridipingere, e vedete nella foto con le due signore, la presidente del comitato genitori e l'architetto che ci ha aiutato nel realizzare questo progetto. E è stato possibile quindi ricavare delle zone per il relax, e anche la foto che vedete, quella sul blu con il bambino seduto sul puff, è un giroscale in pratica, inutilizzato, davvero un luogo di passaggio, e adesso è diventato invece un luogo in cui si può stare, si può leggere, ci si può fermare, può essere usufruito, diciamo. Quindi se volete vederla davvero, venite a trovarci, perché siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Quel tavolone è bellissimo visto dal vivo e lo usiamo praticamente tutti i giorni per piccoli gruppi oppure per lavori differenziati all'interno delle classi. Ecco, ho finito. Complimenti, caspita. Sono stata troppo veloce. No, benissimo, benissimo, molto efficace. Molto efficace. Sì,
grazie dell'intervento. Mi sono segnato alcune parole, perché il cancelletto davanti è una collega che non conosco e ho il piacere oggi di riconoscerla. Mi sono segnata queste cose, spero ti facciano piacere. Innanzitutto l'idea di scuola, cioè non esiste più il pezzetto, ma c'è questa idea generale. Poi c'è il territorio e questa specie di banca del tempo, se vuoi, da parte dei genitori, e quello di cui parliamo sempre noi è: se c'è un architetto all'interno dei genitori, usiamolo, insomma, perché poi è tutto, cioè non esistono solo i soldi, esiste anche il tempo e le ore che ci dedicano. L'altra è una forte organizzazione, perché è chiaro che mandare fuori i bimbi occorre chiaramente un'idea di staff e di organizzazione molto forte. E l'altra è una parola che mi piace molto quando si fa formazione a convegni, ed è l'ingegnerizzazione, cioè il dare risposta ai problemi che man mano vengono. L'ha citato Belardinelli prima e anch'io lo dico: ingegnerizzare vuol dire rispondere a quelli che sono i bisogni della scuola. Quindi grazie all'intervento, non ci conosciamo, quando torneremo in live sono sicuro che da qualche parte ci vedremo. Certo, grazie. Certo. Grazie. A voi. Niente, allora tocca a me presentare il penultimo intervento. Anche questa è una scuola nuova, almeno per quanto riguarda Indire. Il Covid, qualcosa di tra le tante cose positive, insomma, in mezzo a un mare di depressione, ci ha consentito di fare i visiting nonostante il blocco. I visiting oggi li facciamo, come Indire, con avanguardie educative, digitali. In questi mesi abbiamo incontrato tantissime scuole, questa è una delle ultime che abbiamo incontrate, credo non più di un mese fa, io credo, più o meno. È l'IC12 di Bologna, la dirigente è Filomena Massaro e poi c'è la collega Laila Evangelisti. Il titolo ve lo riassumo perché hanno scelto un titolo abbastanza lungo, quindi comunque le potenzialità del fuori, la scuola capofila di una rete di scuole all'aperto, diciamo che cade esattamente, è vero, in una stagione che peggiorerà, però in un momento in cui si è recuperata questa idea del fuori, lo vediamo dalle foto e dalle che ci mandano, quindi questo fuori spero sia qualcosa che ci lascia di positivo questo periodo nero. Quindi do la parola, come, non so come si sono organizzate, a Filomena e a Laila per raccontarci questa loro esperienza, ma soprattutto questo stare in rete che ci interessa molto. Grazie. Ok. Ecco, direi che ci siamo. Mi sentite? Sì, benissimo. Chiudo il mio microfono. Ok. E mi si vede anche? Vediamo. Per ora no. Per ora non ti vedo. Ecco, perfetto. Perfetto. Allora, buonasera a tutti e a tutte. E grazie per questo invito. E gli interventi che ho sentito sono stati molto stimolanti e soprattutto hanno fatto riflettere. Alcuni sono stati stimolanti perché naturalmente vedere così queste realizzazioni ovviamente fanno pensare a proposte che si potranno poi realizzare in futuro. La riflessione di Daniele direi che si incrocia moltissimo appunto con le riflessioni sugli spazi, perché appunto se realizziamo spazi ma non c'è una volontà forte da parte soprattutto dei principali attori, che sono gli insegnanti, di volere cambiare, di volere modificare la prospettiva di tipo metodologico didattico, il rischio appunto è quello di costruire degli ambienti che poi non corrispondono alla a quella che è appunto la didattica quotidiana. Ecco, questo è un rischio che in questi mesi
tutto sommato stiamo vedendo, perché appunto cito sempre Daniele perché condivido moltissimo le sue, come dire, riflessioni e le preoccupazioni. In realtà, diciamo, quello che può essere un'opportunità di cambiamento in alcuni casi viene o comunque viene utilizzato, o comunque c'è il tentativo di utilizzarla per un po' un ritorno all'indietro, appunto il tema dei banchi singoli richiesti in file e righe, il tema del dove mettiamo la cattedra, se la togliamo, oddio, ma la cattedra, come, un insegnante senza la cattedra. Ecco, sono tutte tematiche che sicuramente diciamo, si sentono, no? Attraversare, come dire, i corridoi delle scuole, che fanno molto pensare. Allora, noi siamo stati invitati come scuola, appunto capofila di questa rete nazionale di scuole che praticano l'educazione all'aperto, e la prima cosa che dico sempre: questa è una rete che è nata non per volontà in qualche modo, diciamo, da parte della, diciamo, delle scuole come istituzioni, ma delle scuole vive, cioè delle scuole come docenti, cioè sono stati gruppi di docenti e sono gruppi di docenti anche con genitori che hanno fortemente voluto che si creasse una, diciamo, che si creasse, che venisse istituzionalizzato un pensiero, appunto, di cambiamento nella prospettiva, proprio a partire dalla scuola primaria, che in questi anni ha vissuto, diciamo, negli ultimi 20 anni ha subito una serie di depauperamenti che in parte sono stati recuperati sia in termini, diciamo, di orari, perché il tempo pieno non era più tempo pieno, erano 40 ore senza compresenze, oppure le rimettiamo e poi sono state rimesse. E il cosiddetto tempo modulo, che adesso modulo non si chiama più, che era stato addirittura rinsecchito fino alle 24 ore e poco più. Insomma, tutta una serie di, come dire, di cambiamenti non positivi che hanno portato la scuola primaria italiana a in qualche modo occhieggiare alla scuola secondaria e appunto un po' secondarizzarla. Questo ovviamente non è una prospettiva che sia piaciuta a molti docenti, che invece hanno voluto recuperare la tradizione pedagogica, diciamo, non solo italiana ma anche europea, diciamo, di una scuola, scuola, diciamo, degli anni fondamentali per la costruzione di un'identità, diciamo, di cittadini veri e propri e cittadine, e hanno voluto, diciamo, in qualche modo recuperare un modo di fare scuola che passa dall'esperienza, che passa dalla, come dire, dal fare per comprendere e per, diciamo, per sistematizzare il sapere. Quindi queste, appunto, siamo nati come rete proprio per questo scopo. Ovviamente ogni scuola ha la propria storia, ha le proprie peculiarità, però si è sentita, appunto, l'esigenza di far capire che certe scelte, che significano anche utilizzare il tempo in modo più lento e non fagocitato, che un certo, appunto, che una didattica esperienziale che vede lo spazio esterno come un luogo di apprendimento privilegiato, non è scelta di qualche, diciamo, gruppetto sconsiderato di docenti, ma è una prospettiva, è una scelta pedagogica importante, metodologica importante. E quindi, ecco, abbiamo costituito una rete che attualmente è formata da oltre 40 scuole che attraversano l'Italia, dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia,
E questo è un po' il nostro scopo, che non è quello, diciamo, di vendere un prodotto, diciamo così, sia pure educativo e didattico, ma è quello di incentivare fortemente una prospettiva, appunto, che faccia dello spazio esterno e quindi di tutte le sollecitazioni che il territorio, sia diciamo in termini di ambiente naturale che ambiente antropico, offre proprio come offre per l'apprendimento. E, ecco, quindi questa è la nostra peculiarità. Naturalmente abbiamo in questi mesi abbiamo riflettuto a lungo su quella che su come si trasformava questa nostra modalità in relazione a quanto stava accadendo, anche perché diciamo appunto uno sviluppo di pensiero che si è andato diffondendo è stato poi quello del si può rientrare a scuola, basta stare all'aperto per evitare appunto che il virus si diffonda e perché appunto lo stare all'aperto aiuta, e quindi facciamo come quelli che praticano l'educazione all'aperto. Quindi dopo aver sentito in più occasioni questo tipo diciamo di comunicazione, abbiamo ovviamente pensato che era il momento di rilanciare e di portare anche un po' all'esterno, anche attraverso i mezzi di comunicazione eccetera, l'idea che appunto la proposta del praticare l'educazione all'aperto porta, che è una proposta di progettazione dello spazio, che è una proposta di progettazione metodologico-didattica, e non è semplicemente prendiamo le sedie o in qualche caso anche i banchi, li portiamo fuori e facciamo lezioni esattamente come dentro, fuori. Non è ovviamente quello, ed è il motivo per cui quando diciamo interveniamo in qualche appunto, quando siamo invitati, io sempre voglio in coppia la mia collaboratrice che è diciamo la coordinatrice del progetto e che molto meglio di me racconta che cos'è l'esperienza, diciamo ovviamente a partire da quella praticata da lei, ma insomma quella che è l'esperienza del fare e del fare didattica appunto all'aperto. Quindi come dire, ci siamo in qualche modo rigenerati pensando appunto che mentre fino a poco prima si faceva lezione all'aperto anche stendendo dei teli, dei lenzuoli e lavorando in questo modo, avere dei setting d'aula esterno diciamo più strutturati, dove anche diciamo la distanza è più facile da misurare, può essere una prospettiva, e quindi abbiamo diciamo realizzato queste agorà con i tronchi d'albero sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, utilizzando appunto un po' dei fondi Covid, proprio per avere anche diciamo una struttura che in qualche modo accompagnasse appunto le attività che poi si svolgono. Ecco, io direi che mi fermo qui perché siamo nello stesso spazio, a proposito di spazi, e quindi adesso Laila prenderà il mio posto e illustrerà un po' di queste attività che sono appunto l'idea proprio di come lo spazio esterno in epoca Covid è comunque resta, e anzi a maggior ragione, è uno spazio di apprendimento molto importante. Grazie. Laila. Grazie. Ciao Laila, la parola a te ancora. Buonasera. 8 minuti. Ciao. Faccio velocissima, buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo cominciato questo anno scolastico, penso come tutti, con le preoccupazioni di un inizio che in realtà devo dire è stato splendido, perché c'era una gran voglia dei ragazzi di vedersi, e proprio questa modalità di lavorare all'aperto ci ha permesso di mantenere le distanze pur stando vicini, e mantenendo soprattutto questo nostro modo di lavorare che è prevalentemente
laboratoriale e di esplorazione, cioè noi non partiamo mai da un contenuto, ma partiamo sempre da un'esperienza, sperimentiamo un qualcosa, ci poniamo la domanda, dopodiché andiamo a vedere il perché o il per come è successo e da lì poi parte il vero percorso didattico. Noi lavoriamo in maniera prevalentemente interdisciplinare, anche perché siamo noi insegnanti che viviamo le discipline in maniera settoriale, in realtà l'apprendimento dei bambini è globale e quindi per noi è un fondamentale programmare proprio cercando di costruire dei percorsi didattici molto, molto duttili, perché in relazione all'interesse e all'attenzione dei ragazzi dobbiamo anche essere pronti a modificarli in relazione agli entusiasmi che loro mostrano verso un'esperienza rispetto ad un'altra, e quindi in virtù di questo dobbiamo essere sempre pronti a favorire laddove c'è la curiosità e l'interesse. Che cosa ha di diverso la scuola all'aperto? È una visione di scelta di spazi, non è che si fa tutto fuori o tutto dentro, in relazione a quello che deve essere l'attività che noi vogliamo mettere in campo, valutiamo quale spazio è più congeniale. Se abbiamo bisogno di strutture fisse, ovviamente si rimane all'interno, altrimenti tutto quello che si può fare all'esterno noi lo facciamo fuori. Questo era il secondo giorno di scuola. Siamo partiti con un'attività che abbiamo... Lo vedete? La presentazione si vede? Non sento più niente, nessuno. Scusate, Io non vedo la... Io non vedo. Non vedo la presentazione. Vedo te, perfetto, ma non la presentazione. Ok. Allora, noi, mentre il mio collega la mette a posto, premetto che noi siamo partiti da un'esperienza iniziata con la didattica a distanza e l'abbiamo resa fisica il secondo giorno di scuola. Abbiamo ripreso un po' quello che erano stati i nostri percorsi col digitale a distanza e adesso lo vedete? Vediamo l'isola, va condiviso sotto, credo. Non so se lo schermo. E insomma, abbiamo sperimentato degli elastici fatti con le camere d'aria per poi arrivare a fare la mappa mentale di che cosa in realtà era successo nel tirare un elastico più corto rispetto a quello più lungo, per poi arrivare alla forza elastica. Ci siamo arrivati proprio perché avevamo il bisogno di scoprire il perché una cosa rispetto all'altra, proprio in relazione poi alle risposte che hanno dato i ragazzi. Come le viviamo? Noi tutto quello che possiamo lo facciamo all'esterno, perché intanto i bambini, adesso abbiamo l'obbligo di tenere le distanze e la complicità della faccia vicina ci manca molto, però diciamo che ce la stiamo cavando molto bene, ma il fuori permette ai bambini di trovare una loro postura, di mettersi in una maniera comoda come preferiscono, non ci sono interferenze a livello d'acustica, perché se anche due si confrontano o parlano non creano disturbo al resto del gruppo e quindi proprio se lo possono permettere senza che diventi necessariamente una situazione da essere ripresa, e li fa sentire liberi. In più esula dal contesto scuola, fuori si impara senza vivere l'ansia da prestazione, perché lo si vive in una maniera diversa, quindi ci si sperimenta più facilmente, anche il bambino più introverso in quella situazione viene fuori, cosa che invece l'aula, che si piace o no, ha comunque un'azione inibitoria. La lavagna crea una situazione di inibizione, il fuori no. Il fuori si ripetono le stesse identiche azioni, però in un contesto che fa sentire familiare a casa e favorisce soprattutto laddove si hanno dei bambini in difficoltà. Scusa, Angelo, non vedi ancora l'applicazione? No, perché no, non la vedo. Scusami, ma faccio condividi, fa vedere il desktop di questo computer vuoto, ma non fa vedere l'applicazione che è aperta. Vedo un foglio bianco, vedo lo sfondo bianco. Lo sfondo bianco. Peccato. Non lo so. È vero, perché volevamo vedere le foto del fuori. Certo.
non so come mai, perché anche prima faceva vedere la condivideva. Prova a tornare indietro. L'assistente tecnico, scusami, ma adesso vedo grigio. Se io dico share my desktop, fa vedere, voi vedete l'isola e lo sfondo vuoto, giusto? Sempre l'isola vediamo. Che è lo sfondo vuoto, ma lei è un fuori, è un fuori poco bolognese questo. No, non è per niente bolognese. Mi dispiace, ma non so come mai. Noi le immagini le abbiamo, non so, possiamo provare a caricarle noi? Però in questo caso prego Massimiliano, che è l'organizzatore, e quindi a tutti i potenti. Scusate Francesca, io capisco la buona volontà, ma in questo momento siamo molto in ritardo e comunque è una cosa, caricare le slide significa come minimo avere tipo 5-10 minuti di tempi tecnici per farlo, quindi io direi che purtroppo non credo che condivideremo le slide della presentazione via altri canali. In questo momento mi sembra abbastanza infattibile caricare una presentazione e condividerla, perché siamo già stretti con i tempi. Quindi Serena ed Angelo sono d'accordo, eviterei, ecco. Sì, sì, va bene, invitiamo Filomena e Laila a concludere. Io concludo dicendo che noi siamo una scuola di città, con delle classi molto numerose, perché quando parliamo di scuola all'aperto parliamo comunque di classi che escono con un insegnante e sono 25-26 alunni. Quindi parliamo di una pratica che richiede, che più che richiede oggi per noi è diventata proprio un'esigenza. Perché proprio perché abbiamo delle fragilità sempre maggiori nel gruppo dei bambini, abbiamo i bambini di tutto e subito. Questa pratica permette un rispetto maggiore dei tempi, perché creare ambienti che permettono ai bambini di sentirsi a proprio agio, di togliersi le scarpe, di avere una postura particolare, di diventare autonomi nel prepararsi il proprio corredo per uscire, loro sono già attrezzati, sanno che quando si esce devono prendere il loro sacchetto, dentro il sacchetto altro non c'è che una tavoletta, una molletta da bucato, e in relazione a quello che andiamo a fare fuori inseriscono foglio, quaderno, astuccio, dipende dal tipo di attività che decidiamo di fare. Nel caso delle camere d'aria siamo usciti con le forbici e i tubolari da bicicletta. Questo però favorisce proprio anche i momenti di attenzione, i momenti attentivi sono maggiori rispetto a quelli all'interno dell'aula, e c'è un maggior rispetto e una maggior complicità anche nell'aiutarsi fra di loro. Perché crea gruppo, che ci piaccia o no, il gruppo si rinforza sempre di più. Dopodiché io inviterei tutti a sperimentarlo, perché ne vale la pena. Ovvio che ci vogliono degli insegnanti che ci credano e si mettano molto in gioco. Certo. In questo modo l'errore non esiste più, esiste un errore perché ci serve per ripartire da lì, per ricostruire nuovamente. E quindi questa è una grandissima risorsa. Benissimo. Ti ringrazio, ci spiace un po' per non aver visto le foto, però quello che volevamo fare con queste proposte, cioè di far parlare le scuole, è anche che le scuole che presentiamo sono contattabili, quindi le loro esperienze sono comunque a disposizione di tutti, quindi questo era, diciamo, anche il senso. In 20 minuti non si può presentare un'esperienza, è un input per poi chi è intenzionato a lavorarci. Sappiamo che Laila, l'IC12, lavorano in questo modo su questi temi e quindi è comunque contattabile. Grazie Laila, grazie a tutti, buona serata. Ciao, buona serata. Vai tu Elena, presenta l'ultimo intervento. Grazie Angelo e grazie anche a Filomena e Laila da parte mia, che ci hanno portato fuori dalle mura scolastiche. È stato
un bel giro anche se senza le immagini. A questo punto, gran finale, do la parola a Alessandra Rucci, dirigente scolastica con la quale abbiamo fatto tante riflessioni, un lungo cammino dentro Avanguardie Educative, e lei ci parla degli ambienti innovativi per la scuola degli apprendimenti, Liceo Savoia Ben in Casa di Ancona. Siamo quindi al secondario di secondo grado. Prego Alessandra. Bene, io cercherò di essere molto veloce. La nostra scuola, Savoia Ben in Casa di Ancona, è una scuola che ha una storia nel movimento di Avanguardie Educative, perché abbiamo firmato il manifesto come fondatori del movimento e attualmente siamo capofila di diverse idee, una delle quali appunto un'idea che riguarda lo spazio di apprendimento, in particolare le aule laboratorio e anche gli spazi flessibili. E quindi io cercherò di darvi una rapida carrellata su quella che è la nostra idea di spazio, che era almeno la nostra idea di spazio prima dell'emergenza Covid, e che cosa è successo poi con questa circostanza che tutti ci siamo trovati a dover fronteggiare. E molto rapidamente nella slide potete vedere da dove siamo partiti, no? Siamo partiti da una concezione dello spazio come variabile dell'apprendimento, non trascurabile e non indifferente. Nella slide vedete il modello della psicologia ambientale di Gifford, che ci dice proprio come le caratteristiche anche fisiche dell'ambiente di apprendimento, caratteristiche che riguardano non solo l'arredo, ma anche tutta una serie di elementi che si collocano nello spazio fisico, come le dimensioni, il rumore, la densità abitativa, la temperatura, eccetera. Siano proprio, impattino proprio nell'atteggiamento degli studenti verso l'apprendimento e anche nei comportamenti legati all'apprendimento. Ma naturalmente questa slide ci dice che le caratteristiche dello spazio sono anche fortemente correlate con il clima sociale e organizzativo, quindi con le metodologie didattiche che vengono utilizzate dai docenti. E quindi il setting didattico, la disposizione, le caratteristiche con cui noi implementiamo le condizioni fisiche, no, nelle quali si svolge l'esperienza di apprendimento, il setting appunto comunica ai nostri studenti dei valori e comunica anche un modello di apprendimento. Nelle due vignette vedete il setting frontale e poi vedete un setting collaborativo. Il modello chiaramente comunica anche una idea di come viene veicolato l'apprendimento. Nel primo caso abbiamo un docente in un setting di tipo trasmissivo, nella seconda vignetta vediamo una immagine proprio della costruzione anche sociale della conoscenza, dell'insegnante che è in mezzo agli studenti e degli studenti che oltretutto utilizzano anche una tecnologia per apprendere. Ecco, in questa foto voi vedete un'immagine che per la nostra scuola, ma anche per Indire, è un'immagine storica. Il setting che voi vedete è quello che fa riferimento ad un'aula TIL. Che cos'è TIL? TIL è in realtà una metodologia, così come una delle idee di Avanguardie Educative. È un acronimo che sta per Technology Enhanced Active Learning, cioè un apprendimento attivo che è potenziato, aumentato dalla tecnologia. E l'aula che state vedendo è l'aula dove noi, non solo io e i docenti della mia scuola, ma anche docenti di altre e dirigenti di altre scuole d'Italia che sono state poi capofila di questo modello, siamo andati ad apprendere. L'aula dell'Istituto di Fisica dell'MIT, il docente è il professor Durmashkin. Vedete un'aula molto grande, un'aula che ospita circa 150 studenti, che ha un setting completamente diverso da quello tipico della lezione magistrale universitaria, che è un po' il setting della vignetta
vignetta di prima. E vedete che c'è un'aula dove gli studenti sono disposti ad isole, ci sono delle tecnologie per l'apprendimento, c'è un docente che non ha una cattedra ed è questo signore appunto che gira, di cui vedete la sagoma qua. Ci sono delle pareti che sono ad uso lavagna e anche diversi punti di proiezione, e l'immagine è un'immagine davvero emblematica. Non vi faccio vedere il video di che cosa succede all'interno di quest'aula per ragioni di tempo, ma questo modello ci è servito proprio per costruire, modellizzare l'idea dell'apprendimento attivo aumentato dalle tecnologie, che poi è una delle idee di avanguardia educative, e quindi ci è servito anche da ispirazione per creare le nostre aule, i nostri ambienti, che sono aule laboratorio disciplinari, ma sono al tempo stesso anche aule flessibili. Rispetto dunque al modello originario, dove le isole erano fisse, dove c'era anche una quantità di tecnologia fissa, come tanti punti di proiezione o tante telecamere, che però richiedevano anche una regia esterna, no, per riprendere i movimenti del docente, noi abbiamo cercato invece di ricreare quel tipo di setting, ma di renderlo flessibile. Abbiamo messo cioè un'idea in più. Ne vedete un altro esempio, è un esempio di un'altra delle nostre aule flessibili, e il modello delle aule flessibili è proprio un modello che ci deriva da una contaminazione del modello dell'aula del professor Durmashkin con il modello della Future Classroom Lab, che si trova disponibile a Bruxelles presso European School Net. Un modello cioè che è studiato e pensato e immaginato per frequenti modifiche di setting che sono proprio legate ad una lezione flessibile. Adesso in questo momento non riesco più ad andare avanti con le slide, ecco, si è sistemato tutto, ed è fatto cioè per una lezione che è composta da una molteplicità di momenti. Una lezione quindi che non è solo frontale, ma che è una lezione di apprendimento attivo, in cui cioè gli studenti non ascoltano una conoscenza trasmessa da una lezione magistrale del docente, ma costruiscono una vera e propria esperienza di apprendimento, in cui vi è un momento di lancio dell'attività, un momento di attivazione, un successivo momento di elaborazione della conoscenza. Ci sono degli esperimenti che si possono svolgere all'interno dell'aula con dei materiali non di laboratorio, ma dei materiali, diremo così, poveri e semplici, che comunque consentono di testare delle ipotesi. C'è una tecnologia che consente di fare delle simulazioni anche in ambienti controllati, ed è uno spazio che consente anche la discussione e la condivisione del lavoro e la sistematizzazione e sintesi da parte del docente. Dunque, gli ambienti flessibili possono servire per dare vita a una serie di momenti diversi. Consentono la disposizione frontale per il momento della spiegazione del docente, della presentazione del lavoro degli studenti e della sintesi finale dell'esperienza di apprendimento, ma consentono anche la disposizione a piccoli gruppi, che è utile per questo modello di lezione per i momenti di ricerca, i momenti in cui gli studenti in gruppo cercano di testare attraverso un problem solving collaborativo la soluzione a problemi posti dal docente, momenti di elaborazione della conoscenza, e c'è la possibilità di disporre gli studenti ad agorà nel momento in cui presentano il loro lavoro, lo discutono, nel momento in cui anche ad esempio svolgono una partita di debate. Oppure il momento in cui è necessario, per esempio, fare largo all'interno dell'aula, perché si devono svolgere degli esperimenti hands-on, come quelli che vedete nella foto, che in questo caso sono esperimenti di fisica
fatti sui pick-up della chitarra oppure sui palleggi, no? Quindi sono aule che richiedono tante modalità, sono appunto modalità video, modalità anche di esperimenti concreti, come vedete questi ragazzi ad esempio hanno un biliardino, stanno svolgendo delle esperienze sugli urti, hanno ripreso, no, un momento, un lancio di una pallina e stanno disegnando ipotesi di leggi sugli urti alla lavagna. Qui abbiamo invece l'immagine di un software di simulazione e quindi potete capire cosa si svolge dentro queste aule, fino ad arrivare addirittura ai momenti di drammatizzazione, canto, recitazione, che sono spesso utili nell'apprendimento delle lingue straniere, e momenti di sperimentazione come quello che potete vedere in foto. Sono degli studenti che stanno facendo camminare un robot e quindi hanno svolto un'attività di coding e robotica educativa e hanno costruito nel pavimento la loro pista per far muovere il robottino, e vedete qua i tavoli appunto avevano delle rotelle. Quindi come abbiamo realizzato questa flessibilità? L'abbiamo realizzata con quelle famose sedute monoposto di cui avete tanto sentito parlare, che abbiamo cominciato veramente a comprare nella nostra scuola, ad utilizzare già nel 2013, oppure l'abbiamo realizzata attraverso il posizionamento di banchi leggeri, che si possono spostare molto facilmente, possono cambiare configurazioni, e sedie colorate e altrettanto leggere, in modo tale da consentire configurazioni a isola, configurazioni frontali quando serve, a ferro di cavallo quando si deve discutere, eccetera. Dunque, ancora sono i tavoli di cui parlava Massimo Bellardinelli all'inizio di questa sessione, tavoli cooperativi, no? Che possono essere fissi o possono essere anche con rotelle, molto leggeri e facilmente spostabili, che stiamo utilizzando, come vedrete, ancora dopo il distanziamento. Ma come abbiamo visto anche nelle immagini della collega di Belluno, non mancano gli spazi relax. Sono spazi in cui gli studenti possono leggere individualmente, in gruppo, possono fare le loro ricerche, possono anche studiare quando questo è necessario al lavoro collaborativo che si svolge durante la lezione. Gli spazi di passaggio anche nella nostra scuola, come potete vedere, non sono spazi morti, sono sempre stati spazi di aggregazione, pensati appunto come trasformati da luoghi a, scusate, da non luoghi a luoghi, quindi identitari, vissuti e pertanto costruiti e segnati con il senso proprio del passaggio, dell'incontro e dello scambio, e tuttora questi nostri spazi sono in questo modo, anche se la ripartenza dopo l'emergenza Covid ci porta alla situazione, se volete, anche un pochino triste, no? che vediamo in queste immagini, una situazione in cui siamo stati così chiamati a dover creare delle file ordinate al momento dell'ingresso per non generare assembramenti. Vedete gli studenti che entrano con le loro mascherine, però ecco, nonostante tutto, questa ripartenza con le accortezze ovviamente del caso non ci ha fatto abbandonare i modelli di configurazioni ad isole, per quanto, ecco, se voi noterete con attenzione le foto, potete vedere che sotto gli zampini dei banchini ci sono degli adesivi che indicano appunto banco, cioè sono quegli adesivi che ci impongono di tenere i banchi fermi in quella maniera esatta che è tale da consentire il distanziamento di un metro dalle rime buccali. In questo caso vedete un'aula composta con tavoli più grandi e con tavoli trapezio. Quindi la configurazione non è stata abbandonata,
e gli spazi esterni sono stati utilizzati tutti al massimo proprio delle loro potenzialità. Qui vedete che ci sono degli studenti che fanno ricreazione nelle terrazze, noi abbiamo degli attici meravigliosi con vista mare nella scuola, abbiamo cercato di sfruttare anche quelli con un'opportuna vigilanza dei docenti, ma dando anche una certa responsabilizzazione agli studenti, e abbiamo creato delle postazioni esterne per dare la possibilità agli studenti che devono uscire dall'aula per fare anche lavori diversi da quelli del resto del gruppo. Dove posizionare gli zaini e gli effetti personali per l'emergenza Covid, no? Che non si devono mescolare, non si devono creare contaminazioni. Fortunatamente avevamo già i famosi armadietti personali, che sono un po' tipici di tutte le scuole che utilizzano il modello delle aule disciplina, dove gli studenti possono riporre in tutta sicurezza i loro effetti personali. In tutto questo devo dire che, seppure abbiamo mantenuto le configurazioni ad isola, no, e non ci siamo scoraggiati dal punto di vista proprio del lavoro collaborativo, onestamente vi dico che per un anno abbiamo invece messo in stand-by il modello delle aule laboratorio disciplinare. Questo è stato un sacrificio enorme per la nostra scuola, perché è un modello per noi fondamentale anche per l'approccio didattico, però è un modello che abbiamo dovuto abbandonare per cercare di limitare al massimo, in una scuola con più di 1500 studenti, limitare al massimo proprio gli spostamenti e quindi quei momenti morti per le igienizzazioni delle aule, che ci avrebbero davvero reso difficilissimo, se non impossibile, cercare fare un orario proprio completo. Per quanto riguarda la collaborazione nel distanziamento, qui vedete una foto delle nostre postazioni del Future Lab, pensiamo di affidarci all'uso delle tecnologie di rete per collaborare in presenza anche se fisicamente distanziati. Dunque la valorizzazione che cerchiamo di dare al nostro spazio digitale, alla nostra piattaforma di istituto, è quella di averne fatto lo spazio collaborativo per antonomasia, quindi uno spazio che gli studenti utilizzano per lavorare insieme anche quando sono presenti in aula. E quindi ecco che mi sposto, diciamo, dallo spazio fisico a quello che dovrebbe essere lo spazio della didattica digitale integrata, che ogni scuola dovrebbe avere a disposizione, che la nostra scuola, come molte altre in avanguardia educative, avevano già a disposizione da diversi anni, perché erano un po' abituate a spostare molte delle loro attività nello spazio digitale. È uno spazio che dovrebbe essere organizzato in base alle esigenze didattiche, quindi in base anche alle metodologie che vengono utilizzate, e quindi dovrebbe essere nel nostro caso per rispondere al modello TIL, al modello della lezione come esperienza di apprendimento, uno spazio organizzato nella maniera più possibile vicina e congruente a quello dell'aula flessibile. Ed è uno spazio che ovviamente richiede un grande impegno progettuale e che può ricevere, diciamo, la sua massima potenzialità e quindi anche la sua valorizzazione massima, se è uno spazio in cui vengono svolte attività che sono effettivamente adeguate allo spazio digitale, evitando proprio quella tentazione che spesso è ricorsa durante la didattica a distanza di riprodurre nello spazio digitale quello che solitamente o spesso si fa nello spazio fisico. Quindi uno spazio digitale che non deve e non può essere utilizzato come spazio di videoconferenza per riproporre una lezione frontale in connessione contemporanea con tutti gli studenti, con il rischio proprio gravissimo che sarebbe quello di ritornare ad un modello didattico che invece noi abbiamo voluto abbandonare. E quindi nel nostro piano per la didattica digitale integrata abbiamo accuratamente
enumerato tutte le attività che si possono svolgere nello spazio digitale e abbiamo anche suddiviso adeguatamente cosa può essere svolto in sincrono e cosa può essere svolto in asincrono, precisando proprio che le famose attività sincrone che nella didattica digitale integrata per quanto riguarda la scuola del secondo ciclo dovrebbero ammontare addirittura in caso di lockdown a non meno di 20 ore settimanali, queste attività sincrone non sono necessariamente delle video lezioni, in quanto l'ambiente digitale ci offre la possibilità di essere come docenti, no? In presenza sincrona, in affiancamento ai docenti, anche svolgendo delle attività collaborative su applicativi che consentono di per sé una interattività, basti pensare ai fogli di Google, basti pensare alle bacheche digitali. Ecco, il docente può essere presente lì in attività sincrona, con commenti, con feedback, con suggerimenti e con un ruolo proprio di osservazione del lavoro collaborativo che gli studenti svolgono in quel momento senza dover fare una video lezione. So che era molto compressa questa presentazione e so di avere messo tanta carne al fuoco in questi pochi minuti, ma non ho voluto proprio rischiare di sforare i tempi. E ci potrebbe essere necessità naturalmente di approfondire qualche cosa in relazione al piano per la didattica digitale integrata e in relazione proprio alla progettazione delle attività che possono essere svolte nello spazio digitale, però qui potete trovare alcuni suggerimenti di quelle attività di cui vi parlavo, tra cui anche il social reading, il blogging, le partite di debate che possono essere organizzate su applicazioni anche dedicate. E insomma, ecco, tante cose che possiamo fare per integrare il bello spazio fisico di cui abbiamo la disponibilità e che magari non riusciamo a utilizzare quest'anno nella maniera ottimale, anche se non ci abbiamo rinunciato, con un bello spazio digitale, cioè uno spazio digitale che sia adeguatamente progettato e nel quale spostiamo delle attività ponderate, pensate, che diano il massimo della loro, del loro valore. Io ho qui anche una piccolissima bibliografia per chi poi volesse avere le slide, dove si possono trovare un po' di suggerimenti. Spero di essere stata nei tempi. Perfetta Alessandra, perfetta. Grazie mille anche per questa passeggiata a cavallo tra gli spazi fisici e quelli virtuali, che giocano un ruolo molto importante in questa, in questo momento così difficile. Grazie davvero. Direi chiudiamo con due domande. Vai, Angelo, sì, vai. E innanzitutto grazie Alessandra Rucci, ci conosciamo, la sua scuola la conosco bene, credo da una decina d'anni, non sei qui per caso, lo ripeto, e che poi serve anche per il dopo, è il Savoia Bene in Casa, Alessandra Rucci ad Ancona, non è in provincia ma è ad Ancona. Ho tre domande, io ne ho tre, poi non so se ne ha un paio anche Elena. Siamo nei tempi, ruberemo 5 minuti, telegrafiche. Le risposte sono le mie, sono tutte per Bruna Codogno, ed è una, la tinteggiatura, come hai ovviato ai vincoli di sicurezza, credo che non sia difficile, come vengono seguiti i piccoli gruppi negli spazi alternativi che abbiamo visto nella tua scuola, e l'altra che sceglierei è quella, come è stato coinvolto il collegio, chiaramente telegrafica, anche se so benissimo che non si può, l'ostacolo dei resistenti.
tanti, quindi diciamo un minuto per ogni risposta. Questa allora, è una domanda difficilissima, non so, ci vorrebbero un po' per capire. Ci provo. La prima, quella delle tinteggiature. I genitori che erano organizzatissimi mi mandavano ogni giovedì mattina l'elenco dei genitori che sarebbero stati presenti a scuola e io li coprivo con la mia assicurazione. È un'assicurazione normalissima che avevo anche prima, non dico il nome per non fare pubblicità, però comprende lavori di piccola manutenzione fatti da genitori degli alunni della scuola. E ho fatto passare la tinteggiatura per piccola manutenzione, anche se in realtà poi il lavoro era è stato molto impegnativo. Sì, sì, però li ho coperti con l'assicurazione in questo modo. Poi bisogna un po' assumersi un pochino di rischio, nel senso che... Certo, la scuola, però si può fare, si può fare. La seconda, come vengono seguiti i gruppi? Allora, in diversi modi, e ci stiamo ancora lavorando perché non è proprio così facile a proposito di resistenze, però l'indicazione data agli insegnanti, alla quale faticosamente stanno provando ad attenersi, è quando c'è una compresenza di qualsiasi tipo per insegnante di sostegno, per dire potenziamento, organico Covid, con presenze di qualche tipo ricavate dal tempo prolungato, che in una scuola media insomma, in una scuola primaria ancora di più, bisogna fare di tutto perché si possa lavorare con due gruppi, e almeno due gruppi, di cui uno esce e occupa questi spazi e l'altro rimane dentro. È un lavoro difficile, che richiede un gran coordinamento, e loro usano tantissimo le chat per dire domani faccio questo, tu potresti fare questo con quel gruppo e così via. È un lavoro su cui bisogna lavorare ancora, non siamo arrivati, abbiamo appena cominciato. Collegio. La riqualificazione degli spazi è stata fatta durante quest'estate, però è un lavoro che parte molto più indietro, almeno un anno fa, quando abbiamo conosciuto appunto questa interior design, perché lei non vuole essere chiamata architetto, che ha fatto un progetto concettuale per la scuola, loro lo chiamano così, i loro architetti, hanno imparato un sacco di cose in questi mesi, e poi l'ha esposto al collegio docenti. E la prima reazione del collegio è stata wow, che bello, che meraviglia, tanto noi non la vedremo mai. E in realtà invece hanno visto che in questi mesi qualcosa si è mosso. Il progetto è molto più complesso e ci vogliono molti più soldi per farlo, però abbiamo cominciato. Ecco, quindi il collegio è stato coinvolto e durante questa prima presentazione che lei aveva fatto ancora un anno fa, aveva chiesto anche, è stata una progettazione partecipata, non so come utilizzate questo spazio, come ve lo immaginate, qual è il problema che volete risolvere, i colori che vi piacciono, l'idea che avete della vostra scuola, è stato un lavoro partecipato in questo senso, quindi il collegio ha partecipato fin dall'inizio. Ecco, non so se... No, no, benissimo, grazie, sei stata bravissima, complimenti. Grazie. Vai tu Elena, se ne hai ancora due poi chiudiamo. Sì, ne ho due poi chiudiamo, naturalmente siamo andati diretti sulle domande, ma ci sono un sacco di ringraziamenti e complimenti, quindi esatto. Naturalmente anche noi ci uniamo a questo coro. Due domande, magari potete decidere voi tra i panelist chi vuole prendere parola. Quali accortezze adottare nell'utilizzo degli spazi comuni? E poi questa molto specifica, la nostra ASL chiede per i docenti in quarantena cautelativa il certificato del proprio medico curante, ciò comporta l'impossibilità da parte del docente di praticare la didattica a distanza, come possiamo ovviare? Allora non so se le domande sono chiare, chi tra i presenti vuole rispondere anche solo a una delle due, l'accortezza per gli spazi comuni e la quarantena. Forse posso rispondere io, perché i nostri sono, quelli che avete visto, sono tutti spazi comuni, sia alla primaria che alle medie. Abbiamo l'organico in più dei collaboratori scolastici, ne ho uno in ogni piano, e il compito di questo collaboratore scolastico è igienizzare con i prodotti che abbiamo messo a disposizione gli spazi comuni ogni volta che cambia il gruppo che lo usa, che cambia di ora in ora, nella stessa ora non ci sono gruppi di classi diverse, per cui il bidello di turno pulisce il tavolone lungo, dà una passata ai divani o ai banchi o quello che è. E questa è la cortezza che abbiamo utilizzato. Ottimo Bruno, utilissimo, grazie. Chiedo anche a Massimo se vuole dare una battuta anche lui, visto che
ha molte esondazioni di classe negli spazi comuni, non so se ci vuoi dire qualcosa. Sì, noi diciamo che la programmazione degli orari la facciamo per spazi, cioè siccome abbiamo dell'organico potenziato e abbiamo ottimizzato organizzativamente dei tempi scuola, noi programmiamo dove stanno le persone e quindi non c'è il concetto di classe, ma c'è il concetto di gruppo. Io e l'orario lo facciamo per usare i vari spazi. Quindi ci sono i docenti che fanno delle attività. Poi scommettiamo molto sull'aiutami a fare da solo, sulla autonomia e responsabilità dei ragazzi. Quindi se gli dai fiducia non li devi legare, devi fare una sorveglianza di massima di un adulto, ma poi devono essere autonomi anche negli spazi grandi. Ottimo, grazie Massimo. Questo. E poi rimane la domandaccia. Se volete la rifaccio, chi vuole rispondere? C'è qualcuno che ha una risposta a questa domanda? I docenti in quarantena cautelativa devono presentare il certificato del proprio medico curante. Ciò comporta l'impossibilità da parte del docente di praticare la didattica a distanza. Come ovviare? Posso? Non so. Prego, Ru. L'idea non ancora messa in pratica, ma a cui sto pensando in questi giorni, è di... è proprio una cosa tecnica, riservare nel FIS una quota per gli insegnanti che pur essendo in quarantena fiduciaria ma stando bene, perché mettono in quarantena anche chi è negativo, almeno qui da noi il FIS funziona così, per cui chi si rende disponibile a fare didattica a distanza nonostante sia in malattia avrà potrà usufruire di questa quota del FIS. È l'unica cosa che mi è venuta in mente, se non utilizzare poi l'organico Covid, che non abbiamo ancora il completo, almeno noi, e che però è fatto di insegnanti che magari non sono stati in classe con i ragazzi fino al giorno prima, ecco. Benissimo. Direi di chiudere, Elena, che dici? Assolutamente, sì. Grazie. Scusa Angelo se interrompo, ma ho ricevuto moltissime domande in chat sull'attestato di partecipazione. Allora, non abbiamo un registro presenze da firmare, ma quando uscirete... e al termine della sessione si aprirà, o almeno si dovrebbe aprire, un survey, un sondaggio, un questionario che compilerete indicando tra l'altro l'indirizzo email al quale vorrete ricevere l'attestato di partecipazione e noi poi ve lo invieremo. Quindi al termine della sessione avrete modo di darci le indicazioni necessarie per spedirci l'attestato. Grazie, scusa Angelo dell'interruzione. Oh, figurati. Nulla, allora salutiamo tutti, faccio l'elenco, Elena. Grazie Daniele, grazie Massimo, grazie Filomena, Laila, Alessandra, Bruna, grazie Elena che ha condiviso questo, grazie a Francesca e me ne manca uno? Massimiliano, ci siamo ringraziati tutti e grazie ai 400 e passa, sì, moltissimi.